Quello che sta per succedere in questo video è clamoroso, non so se sono pronti, amore. Signori, signore, sono Luca Campolunghi, benvenuti in questo nuovissimo video. Sono consapevoli di quello che stiamo per fare? Eh no, finché non glielo allora, dici. Allora, io in questo momento, vabbè, prima vado un attimo dal parrucchiere, poi vado a casa dei miei genitori perché mio papà stasera è da solo a casa perché mia mamma è fuori a cena con le sue colleghe. E quindi gli ho detto che vado a trovarlo. Ma in realtà, cosa fai tu, amore? Porto il mio papi. Quindi stasera a casa Campolunghi saremo a cena io, Alice, mio papà e suo papà. E ci sarà il primo incontro ufficiale a cena face to face tra papà Muzza e papà Campolunghi. E sono anche curioso di fare qualche domanda io, perché... No, che domande? Se sono pronti a diventare nonni. Vediamo, li metteremo alla prova. Comunque, io adesso, amore, esco, che vado da parrucchiere, poi vado da mio papà. Tu, mi raccomando, vai a prendere tuo papà e digli che lo porti a cena in un posto speciale, senza dirgli niente. Va bene. Aiuto! Finalmente sono in macchina con il mio papi. Saluta YouTube. Ciao, ciao a tutti. Allora, stasera ti porto a cenare in un posto molto speciale. Sei curioso? Molto curioso e molto spaventato. Perché? Perché non si sa mai con te dove si va a finire. Va bene, comunque io ti ho messo il navigatore. Ci vuole circa una mezz'oretta. Qualche indizio non te lo do, però secondo te? Beh, mezz'ora, adesso inizio a pensare dove potresti mai portarmi. Dai, speriamo che questa volta sia una bella sorpresa. No, sempre una bella sorpresa finché sei con me. Certo, sempre, basta farle insieme. Vabbè, ci aggiorniamo appena arriviamo. Ciao a tutti. Meanwhile, capelli tagliati, adesso mi metto in macchina, cioè li ho sistemati e vado a casa dal mio papi che andiamo ad annunciare che ci saranno ospiti a casa. A few moments later. Permesso. Bella papone. Allora, tu non sai, ma questa sera non saremo da soli a cena. Come mai? Ci saranno ospiti. Ah. In particolare ci sarà un incontro speciale. Sì, già famoso? No, ma è ancora più importante. Vabbè, adesso non ti spoilerò niente. Sai cosa mangeremo? Risotto. Va bene. Tra poco capirai chi è l'ospite appena arriva. Sono curioso di capire chi è sto ospite qua. Anch'io. Va, guarda papi, va che belli antipastini. Qua abbiamo i nachos, sì, qua abbiamo le bruschette. Una bella serata, più a capire chi è la quarta persona. Scusa, secondo te se mi sono messo così d'impegno è perché è qualcuno di speciale, no? Sarà speciale, sì, beh, già Alice è speciale. Poi non so chi potrebbe essere quarto o quarta. Hanno suonato, stanno arrivando, vai, apri. Buonasera. Ciao nonno. Oh, ma allora, ma io veramente mi avete fatto una surprise, non me l'aspettavo proprio, visto, eh? I due papà, eh? I due papà. Con tuo suocero. Futuri nonni. Non lo so, vediamo. Dopo indaghiamo. Comunque, amore, che tavolata ho fatto, eh? Chi l'ha fatta? Lui. Io? Ma, sì. Amore, chi l'ha fatta? Io o mio papà? Dai. Non dico niente. Vabbè, secondo te, Massi, chi l'ha fatta? Luca. Bravo. Ragazzi, la cena è pronta. Allora, per i più anziani, abbiamo un risotto con scamorza e radicchio. Buona. Ma l'hai fatto tu? Ma scusa, ma avete finito tutto l'antipasto? Quello c'era, quello. Ci hai fatto mangiato. Aspettare. Tu vai di là a fare il risotto, noi parlavamo, mangiavamo. Io Massimo non è che. Buono. E siccome io e Alice siamo a dieta. Allora, io ti ho risotto in bianco. Vedevo l'ora, grazie. Però poi c'è anche il secondo. Pure. E adesso, uomini, preparatevi perché, vabbè, adesso mangiamo così, ma dopo la cena, breve intervista, qualche domanda. Ecco, ma qua, tu non cucini mai a casa? Perché qua sì? È un'occasione speciale. Ma perché devo servire io?
Vabbè, dai, qua hanno scofanato tutto. È il risotto com'era? Buona, buonissimo. Buonissimo, bravo Luca. Ed è qui, guardate cosa vi ho fatto. Mamma mia. Cosa hai fatto? Un tortino salato con prosciutto, scamorza e zucchine. Io lo mangio tutto, adesso lo assaggiamo. A few moments later. Oh, cena finita. Buona. 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 Bravo Luca. Buona. Fatto bene. Bravo, buona. Bravo Luca. Bravo. Amore. Ma non l'hai fatta tu, secondo me. Secondo me tua mamma prima aveva cucinato tutto. Te l'ha sì, il risotto caldo appena pronto. E basta 2 secondi. È andata via le 5. Mantecato benissimo. Vabbè, fatto sta. Arriviamo al momento croccante del video. E qual è il croccante? Vabbè, vi abbiamo invitato a cena papà Muzza, papà Campolunghi, perché volevamo tirare un attimo le somme. Volevamo capire cosa pensano i due papà della relazione dei loro figli. Amore, secondo te sanno quando ci siamo messi insieme? Ah, la data, papi, eh? Io lo so. 2 anni fa. No, primo... 2 ottobre. Primo ottobre! Roby Camposhow! Adesso... domanda croccante. No, allora mettiamola così, prima di arrivare al momento più clou. Se io un giorno dovessi venire da te e dirti: Massi, vorrei la mano di tua figlia, cosa mi diresti? Assolutamente sì, subito. Perché? Perché Alice è felice con te e tu sei felice con lui. Cioè, con lui? Con lei. Con lei. Cioè è perfetto. Perché dovrei dire di no? Tu? Ti aspettavi altro? Io, quello che ti dica. Ma io... tu vorresti di no, fare formula. No, io sono contento. Ci mancherebbe, fide. Se loro sono contenti, noi non siamo contenti. Assolutamente sì. Più contenti. Ma io sono contento di Alice e Luca. Tutti due. Vai. Allora, ho una domanda per entrambi. Per entrambi. Roby, la prima volta che mi hai incontrato, cosa hai pensato? E Papi, la prima volta che hai incontrato Luca, cosa hai pensato? Ah, fatti tu. No, io ho detto, bestia, questa come se la tira. io invece ero melegnano al pandino, ho visto col pandino e ho detto, ti hai preso uno col pandino? Ma dove cavolo devi andare con questo qua? No dai Roby, non è vero che hai pensato questo, dai. No, no. Ci mancherà. Allora cosa hai pensato? Cosa ho pensato? Che bella ragazza. Che bella ragazza. È una delle tante. Quella. No, sì. No, no. Roby, non devi essere onesto! Allora devi fingere, cazzo, Roby! Allora cosa devo dire? Fatemi... La verità è questa, che hai detto, non devi sicuro! No, ho detto, quindi che bella ragazza, speriamo che sia anche intelligente, che riesce anche a gestire un po'. E poi invece? E poi invece no, sei molto intelligente. Mi aspettavo una e poi invece in realtà... No. Ma io sono contento se loro sono contenti. Ma io credo che tu sia contento soprattutto di aver incontrato me. Quello sì, quello lì è... Io credo che il futuro insieme a Riccione sarà fantastico. È esatto, di qualità quello. No, prima non avete visto la scena a cena dove mio papà ha detto: amore, mi passi i grissini? E subito Roby gli ha passato i grissini. giusto. Anche perché penso che poi diventare nonni non sia una cosa così... Sì, lontana. Lui metterà tanti soldi, io lo porterò in giro. Mi sa che potrà. Per portarlo in giro io non ho problemi. Tu Roby, non hai problemi a mettere tanti soldi? Vediamo, dai. vediamo quanti ne fa, perché finché uno è un conto, ne fatterò 4 e tanto durare. Vorreste prima il maschio o la femmina? Femmina. Maschio. Ma io femmina. No, prima lo dico anche a te, io che ho avuto la femmina. Il maschio. Infatti lui ha tentato finché non è uscito il maschio. No. Alle 3 le femmine, ma lui ha tentato. No, dopo devo dire, dopo la terza volta sì, uno vorrebbe un maschio. Però ti dico che con Rebecca ho avuto una storia d'amore. Vabbè, allora ragazzi. Aspetta, per chi non lo sapesse, mia sorella è Rebecca. Rebecca ha avuto la storia d'amore, sembra. La prima bambina, sì. E allora ragazzi, è arrivato il momento di dirvi una cosa. Non può aver figli, lo sapevo io. No, non è vero, non dobbiamo dirvi niente per ora. No, la cosa da dirvi è che dovrete aspettare almeno 4 anni per avere... No! 4 anni! Ti diamo 2 anni al massimo, punto. Fra 4 anni devi spingere tu di carrozzine, quella del bambino è la mia, mica. Roby, cosa pensi di Massimo e Massimo cosa pensi di Roby? Cioè, la domanda... Roby, guarda gli occhioni. Allora...
Io penso positivo perché sono vivo, Ma no, ma cosa vuoi che penso? Che ti è andata bene, è un consorcio bravo, bravo e buono. Vi volete bene? Mi piace Roby che non riesce a dire niente. Non riescono a parlare positive. No, non riesco perché vorrei dire il contrario. No, non riescono a parlare positive. Ma scusa, ma cosa devo dire? Un'opinione di te. Fai vedere a Roby come si fa. Io sono molto contento. Ma bravo, dici? No. Di Deborah, di Roberto e di Luca. E di Nanotto, quando lo vedrò ancora. Fuori campo. Vabbè, basta, salutate. Ciao a tutti, ciao. Grazie.